Sì, Presidente. Allora, come diceva bene lei, Presidente, l'articolo 25,13 dello Statuto di Roma Capitale recita che il sindaco e la giunta capitolina sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dall'Assemblea Capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente all'Assemblea stessa. Io credo che l'assessore calabrese abbia comunicato adeguatamente e tempestivamente all'Assemblea Capitolina con nota del 9/4/2021 le ragioni per cui non si è attemperato alla mozione numero 15 del 2021. E proprio per questo, lo dico fin da subito, il Movimento 5 Stelle ovviamente voterà contro alle tre mozioni di sfiducia, di revoca della delega all'assessore calabrese. Vorrei poi però, perché mi ha fatto molto ragionare le parole che ha detto lei, Presidente, perché lei giustamente dice che ci vuole rispetto per gli atti che sono votati in aula da parte della Giunta. E su questo concordo con lei che ci vuole rispetto, ma ci vorrebbe anche lo stesso rispetto da parte degli altri gruppi di fronte ad atti già votati, perché mi sembra che negli ultimi mesi in Assemblea Capitolina si sia più volte votato riguardo la ZTL e più volte riguardo la ZTL si è votato sostenendo, o meglio, con la maggioranza dei consiglieri hanno sostenuto che la stessa dovesse rimanere attiva. Così come, e le porto solo esclusivamente a titolo d'esempio, nel Consiglio straordinario sul commercio è stato votato un ordine del giorno che dava determinati indirizzi e indicazioni, poi però è stata presentata successivamente una mozione solo una settimana dopo, non mesi dopo, una settimana dopo, che andava esattamente nel verso contrario. Io vorrei capire quindi, intanto non credo, o meglio, anche se è possibile, ci vorrebbe anche buon senso, nel senso che se un'aula già si è espressa su un tema, non capisco come sia possibile presentare e portare al voto atti sullo stesso tema a distanza di pochi giorni. E questa già la trovo un'anomalia. Dall'altra parte credo che contestualmente questa cosa porti solo e esclusivamente a confusione e a un indirizzo non chiaro che viene dato dall'Aula alla Giunta, perché quest'Aula ha dato più volte, sia per quanto riguarda il commercio con l'ordine del giorno del Consiglio straordinario, ma soprattutto sulla ZTL, più volte indicazioni alla Giunta, che sono sempre state ottemperate, sempre. E soprattutto sono state ottemperate in una visione che è la stessa che ha il gruppo di maggioranza, perché quando l'assessore calabrese nella nota di risposta parla che non esiste un'offerta adeguata di sosta alle molteplici attività previste in zona gialla arancione, sono le stesse motivazioni che noi abbiamo portato in quest'aula quando siamo andati a bocciare altre mozioni dello stesso tenore, della mozione numero 15 del 2021 che già erano state presentate. Detto questo, io credo che l'assessore Calabrese abbia motivato perfettamente con la nota, che non sto qui a rileggere, ma che è nelle mani di tutti i consiglieri, perché è stata a tutti trasmessa ed è pubblica, poiché nella parte in cui spiega i perché è un comunicato stampa, i motivi per cui non è stato ottemperato alla mozione numero 15. Noi lo sosteniamo, noi crediamo che stia lavorando bene e il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà ovviamente contro alle mozioni presentate. Grazie.